fantastico. Non ancora là sopra il tipo. D'accordo, diamoci da fare. Che danno è stato questo? Ok, ci siamo. Simpatica, devi ripartire da capo. La cosa più simpatica di tutti è la prestazione infime. Ma qua bisogna sempre stare qui a aspettare questo qua, ci piega cent'anni a scendere.
Eccoci. Questo è un posto del cavolo. Perché già continua a far apparire un mini boss qua. No? Stavolta no. Non ho detto che non lo faccio adesso. Sono nei guai. Curati. Meglio curarsi, eh? C'è qualcosa sopra? Il tuo caratteristico, vabbè. Pareva. Porca miseria. Ok, quanto me lo devi dire? Se smetto il controllo è Bluetooth, è ora? Ah, cioè lì si scendeva per nulla, qua? Cose gialle lì. Con questo. Ma questo sono materializzati. Ancora. Sì, beh, certo, ok, due volte, vai. Devo colpirlo lì dove
Oh! Tre volte ho premuto uno. Tre volte. Da fermo praticamente. Ma che. Ma la pianta non fare i giochi così, cavolo. Perché bisogna sempre bestemmiare con la cura? Non capisco. Primo ci dovrebbe essere l'animazione che cancella, no? Tanto siamo comunque nella. Nei guai. E se non troviamo. Aspetta. No. Ok. Era quello di sotto di checkpoint. Vaffa bagna. Qui non c'è niente, mappiamo, tanto per mappare. Ok. Ok, se ne abbiamo solo uno adesso. Ma il problema di questo gioco è che ti fa fare chilometri senza avere checkpoint. Sono arrivati qua. Allora poi ma si poteva andare in qualche modo là, mi sa che mi puzza di segreto quello là, eh. Quindi se noi adesso crepiamo qua anche lì c'è qualcosa. Se scendo muoio di sicuro, quindi non è che. Ah, ok. Ma resta. Appoggiando, riappoggiando le dita, è partito il cu. Tra un secondo. Come va? Sempre lì, io miglioro le armi, però ci servono anche altre cose. Questo è un po' il problema che sto vedendo adesso anche in Armored Core 6, cioè alla fine questi giochi qua sembra che ti obbligano a grindare, e questa cosa qua non mi fa bene, nel senso che anche qua qualcuno diceva vi consiglio di partecipare per esempio a delle altre partite online di altri giocatori in modo da far punti, no? Di farmare un po' metalli, cioè i scarti per poter andare avanti, però io non sono amante di queste logiche, cioè io preferisco che tu comunque ce la faccia al primo. Cioè che tu ce la possa fare normalmente, no? Alla prima run, poi che ti potenzi, eccetera, per fare eventuali seconde run, è un altro discorso. Anche perché dal punto di vista dello streaming non è il massimo, perché vorrebbe dire che io devo farlo piuttosto offline, quella roba lì. E non mi fa. Cioè non ho il tempo di fare offline. Ops. E quindi qua moriamo ogni.
Porca crani. Non posso portarne più. Assicurato, ovviamente. Alla faccia di danno. C'è spazio. Questo non si può evitare di non ricevere questi danni nella caduta. Voglio uscire. Vabbè. Dai. No, in mezzo sono finito, cazzo. Non ci arrivo qualcosa? Sei fuori di testa. C'è pure l'arma definitiva ste cose. Ma fate qua.
via. Oh, oh, non va bene. Puttata. Dai, 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 questa qua è la fase migliore. Oh. Vecchia e iride. Che ogni volta che c'è scritto rifiutare mi sembra che devo... Ma no, non la voglio, to, tienela. Ok, mi sa che dobbiamo andare di là. Che boss del cavolo questo qua. Non mi è piaciuto molto, quasi trial and error. Bisogna fare un sacco di danni in quelle fasi lì e basta. Tutto di mod, bisogna fare i più danni possibile, velocemente possibile. C'è niente da fare. Qui? Cos'è, uno scherzo? Ma cosa ci faceva arrivare? Costo resistenza. Sto iniziando a credere che devo per forza fare un po' di partite con altri per... per potenziarmi, perché boh... Non è possibile individuare una fonte di energia indipendente eppure emette energia. La luce risplende dal suo interno come se la stella che alimenta Nerud desse vita a tutto ciò che si trova all'interno della sua mura. Ah, un materiale di creazione ovviamente, ferro galvanizzato. Allora, caratteristica. Cioè, allora, ho fatto diversi try, ma il più delle volte, al di là della sfiga, cioè anche quando scende il terreno che cadi, puoi morire di caduta quando c'è quello che ti viene sopra e scende. Poi magari viene su male i cosi per ripararti dal laser, ti becchi il laser, puoi scrivarlo mettamente veloce che è una cosa difficile, cioè è molto trial and error come boss. L'idea potrebbe essere, e poi a me non piace che combatti in un metro quadro oltretutto, non lo so. Poteva essere molto meglio secondo me. In forma cos'è? Aumenta la distanza di evasione. Sì, ma 3%, 6%, cioè. Se mi parti con 10 è un conto, ma 3%? Ma quando mai metterò... Conferisce ruba vita, non so cos'è. Aumenta. Recupero abilità. Qui comunque è stato fondamentale i danni che io ho potuto fare lì. Quando siamo di nuovo scesi col coso blu, che è molto facile in realtà. Quello lì è proprio un momento di respiro sostanzialmente. Il laser viola rischia di ucciderti in 3 colpi netti. Infatti non è andata particolarmente bene l'ultima run qua. C'è stato di meglio, però... Allora, spirito, generazione di potere mora, recupero abilità. Più resistenza, più vigore. Andiamo avanti con il potere mod. Però
resta il fatto che abbiamo visto che c'erano delle zone in cui... E quindi c'è sicuramente un'area segreta da qualche parte. La musica è veramente bella, come ho già detto. Cioè, siamo arrivati qua per... Cosa? Perché siamo qua? Cioè, che senso ha? No, ho capito questa cosa. Dovevamo finire più tardi, magari lì c'era qualcosa. Poi è un bug. Poi tra l'altro mi dà fastidio quando esco in giochi e... Boh, le pezze ne fanno una ogni morte di vescovo. C'era System Shock che mi ero fermato anche perché è uscita una patch dopo un pochino, tipo qualche settimana. E sono 2 mesi che la gente continua a dire di bug, 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 bug. E forse ieri hanno detto che uscirà la nuova patch, ma dopo 2 mesi di silenzio. Mentre invece vanno avanti a fare quei 2 remaster, la Night Dive Studios, no? Sto parlando di un sacco di altra roba. Vogliono fare Turo 3, vogliono fare Dark, si chiama forse, non so, di tutto tranne che fare le patch dei giochi che hai già fatto, cioè voglio dire, mi stanno scherzando. Poi vabbè, adesso appunto l'hanno proprio annunciata ieri la 1 e 2 mi sembra, perché qual è il senso di essere venuti fino a qua, non ho capito. Abbiamo visto tutto. È carina per la mappa. C'è la forma ovviamente poligonale. Non è che buttandoci giù da... Non sembra. Poi oggi leggevo che quelli la... come si chiama Mimimi o qualcosa del genere, che hanno fatto Shadow Gambit, hanno detto che chiudono. Ma chiudono semplicemente perché sono esausti, cioè a quanto pare i fondatori, ma sono un team di 45 persone, non di più. I fondatori a quanto pare hanno detto che vogliono prendersi letteralmente una pausa e chiudono addirittura lo studio, si vede che hanno fatto abbastanza milioni per pensare di vivere di rendita, evidentemente. E... vabbè, io spero che quantomeno facciano uscire delle patch, perché sicuramente cioè, tutti i giochi hanno dei bug, quindi ce l'avranno anche quelli dei bug, anzi ne ho incontrato uno in cui si è incantato alla fine di una missione, quindi c'è qualcosa per forza. Ecco, come dicevamo, lì c'è un anello o qualcosa, e come diavolo si fa a arrivare lì? È questo che non capisco. Qua si muore di sicuro. Magari non è la solita caduta, perché finora abbiamo incontrato solo cose in cui si cade. Però onestamente qua... A me sembra che si muoia soltanto. Quello si apre magari. E non solo quello, abbiamo visto quello, ma abbiamo visto anche, mi sembra, una specie di apertura. Proviamo un attimo a scendere, ma non so come... Qua veramente mi sembra molto più complicato delle altre due, diciamo, segreti che abbiamo trovato per le porte. Quelli erano legate alle porte, questi qui, boh. Proviamo a scendere un secondo, vediamo. Ecco, lì. Cioè, se c'è con tanto di luce, eccetera, vuol dire che non... c'è qualcosa. Tra l'altro, c'è qualcosa che lampeggia, no? E come cavolo si fa?
cadere da là? Ma no, è impossibile che... Ovviamente mi ha sentito. Non so. Ah, l'altezza è troppa. Non vedo pulsanti da attivare. E quindi... Perché poi a me scoccia, magari dovevo andare a vedere, ma non so come fare. Tra l'altro, quando hai o guardo sul cellulare, quando hai aperto il gioco, avendo solo un... Ah! L'ho pensato, ed è... l'hanno fatto davvero. Ok, è lì. Però adesso non mi ricordo più la direzione. Cavolo, sono stato disattento, vediamo che non... Cavolo. Di qua. Ma non c'è una bussola. Ah, forse è proprio diritto in realtà. Di arrotolare dentro. Così non si vede ovviamente, perché hanno messo questi anelli qua. Ok. Però questo comunque mi sembra un'altra cosa. Nella del cupolo bassa resa. Dicevo, avendo solo un PC, se io dovessi aprire un cavolo di browser, in realtà rallenta tutto. Cioè non riesco a vedere il filmato perché va tutto rallentatore, perché il gioco chiaramente prende la CPU. Si prende possesso della CPU. Uccidere un nemico rigenera un 5% della salute massima nell'arco di 5 secondi. Questa uso le reliquie che già sono, è tutto lentissimo. Il cambio arm, il cambio munizioni è lentissimo. Il cambio, il curarsi è lentissimo. E non va finché non sei fermo. Cioè, questo mi sembra. A parte che, ripeto, non è chiaro. Però sembrerebbe una cosa interessante, no? Anche questo fuori genere. A chi lo indossa? Boh, purtroppo sono interessanti, ma... Ok, questo è un segreto. Allora mi sa che... Aspetta, vediamo un po' dove va qua. No, qua dove siamo arrivati? Dove siamo qua? No. Questo è nuovo. Immagino che non ci sia niente, anche là sembra che ci sia una porta, ma sono... Meno che non si apra un ponte lì. Andiamo a vedere. No, questo è basso, quindi non c'è... In teoria niente. Vecchio unguento. Ok. Questa è quella là. Va bene, l'altro invece è probabilmente sull'altro ascensore. Questi cosi qui, secondo me, hanno messo tutti con l'ascensore. Tra l'altro questo qui, quanto saliva? Ok.
vediamo. Questo è un po' più visibile come... che ho voglia di fare mille tentativi. No, allora qua se c'è un buco dovremmo poterlo vedere. Forse. E qua non sembra esserci niente. Tra l'altro che cosa, lei è più in alto di noi, eh? Ma è strano. Adesso facciamo così, torniamo al world. E ci penso se... Ora vedere un attimo. Non mi sembra il caso di lasciare indietro qualcosa. Allora, vediamo cosa ci dà.